Allora, prima di iniziare a parlare del risultato, che verrà pubblicato nel prossimo numero di Nature, credo sia necessario fare un preambolo su quelle che sono le caratteristiche dell'RR Lyre. Questi oggetti sono particolarmente importanti perché sono traccianti della popolazione antica e anche perché sono degli ottimi indicatori di distanza. Le RR Lyre con le Cefeidi classiche sono state utilizzate da Bade, per scoprire le popolazioni stellari. Le stelle della nostra galassia si dividono in due grandi famiglie, una, quella più antica, fatta di stelle di piccola massa e povere di metalli con un'età dell'ordine di 10 miliardi d'anni, l'altra più ricca di metalli con masse intermedie o grandi e ricche di metalli. Questo risultato ha avuto delle implicazioni importantissime per la scala delle distanze cosmiche e infatti la revisione apportata da Bade ha aumentato di un fattore 2 le dimensioni dell'universo. Da 60 anni, cioè dalla fine degli anni 40 e inizio anni 50, le RR Lyre sono sempre state considerate traccianti della popolazione antica, sia che venissero scoperte nella nostra galassia o nelle galassie a noi vicine. Il risultato che noi abbiamo ottenuto invece dimostra che anche oggetti che dal punto di vista pulsazionale, ampiezza della luminosità, periodo, sembrano essere del tutto simili alle RR Lyre classiche, possono avere invece una storia evolutiva completamente diversa. In particolare, grazie alla presenza di questo oggetto in un sistema binario ad eclisse, abbiamo potuto misurare la massa ed abbiamo trovato che la sua massa è un fattore 2-3 inferiore a quella delle RR Lyre classiche. Questo risultato avrà sicuramente una qualche implicazione per quanto riguarda la scala delle distanze, ma è soprattutto importante perché viene dimostrata osservativamente l'esistenza di un altro canale evolutivo che è in grado di produrre oggetti che assomigliano alle RR Lyre e che mimano le proprietà delle stelle di ramo orizzontale. Il vantaggio di questi oggetti è il vantaggio, la caratteristica di questi oggetti è che non hanno il tipo di bruciamenti tipici delle stelle classiche di ramo orizzontale, cioè non bruciano elio al centro e idrogeno in una shell, ma bruciano solo ed esclusivamente idrogeno in una shell attorno al nucleo di elio. Quindi il loro destino evolutivo è significativamente diverso da quello delle RR Lyre canoniche. Loro non finiranno come nane di carbonio e ossigeno, ma come nane bianche con un core di elio. E quindi questo è un risultato molto interessante che si colloca su un filone a cui il nostro gruppo lavora da circa una ventina d'anni. Questa scuola era stata iniziata da Castellani e Caputo a Roma e si colloca sulla scia nell'ambito dell'astrofisica stellare italiana che ha avuto oltre al gruppo di Roma anche il gruppo di Padova con il professor Chiosi e il gruppo di Bologna con il professor Renzini.